Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che coniato di Giorgia Meloni. Quindi non è che abbiamo fatto fermare noi il treno, che siamo qui a parlare del fatto che abbiamo fatto fermare. Immagini l'avesse fatto un ministro del Movimento 5 Stelle, che cosa sarebbe successo? Qui il tema è un tema di opportunità. Hanno fatto di peggio i ministri 5 Stelle. Le sedie a rotelle, guardi, di Azzolina sono costate più del treno, sì, fermo a Ciampino. Se lei vuole parlare di fatti, quindi, e non di slogan, esatto, ne parliamo. Parliamo di fatti. Parliamo di quando sono costate le sedie a rotelle della Repubblica, in pieno delirio di onnipotenza, perché il tema vero è un delirio di onnipotenza che questo governo sta dimostrando da un anno a questa parte. Stiamo parlando, peraltro, del cognato della Premier, che già al centro di una polemica proprio dovuta al familismo di questo governo qui, che invece di sgomberare il campo da polemiche fa fermare un treno, una fermata non prevista. Nessun cittadino potrebbe accedere ad una fermata non prevista. Ma lei pensi quanti sono i pendolari, quanti milioni di pendolari ogni giorno fanno i conti con i ritardi dei treni, perdono giornate di lavoro, perdono appuntamenti importanti a causa del ritardo dei treni, e non hanno il numero dell'amministratore delegato, non possono chiamarlo e dirgli: sono il ministro, mi fa scendere a Ciampino che c'ho l'auto blu che mi porta con la macchina a tagliare un nastro a Caivano, perché lui è andato a tagliare un nastro a Caivano. Cioè, non era indispensabile la sua presenza lì, diciamola anche tutta. Ma il problema è il messaggio devastante che si manda al paese. Proprio lui, che il giorno prima, concludo, il giorno prima, rispondendo alla polemica sul familismo, ha attaccato la sottoscritta che aveva sollevato il tema del familismo, dicendo che quando si fa politica bisogna dare l'esempio. Questo è l'esempio che ha dato ieri il ministro Lollobrigida, facendo fermare il treno ad hoc soltanto per lui, perché c'aveva l'auto blu che l'aspettava e non poteva fare tardi a un appuntamento che non era indispensabile. A me non sembra. Giovanni Floris. No.